Eccolo, eccolo. Io sono barbuto, ma non ho la barba. Allora, oggi è davvero un giorno importante perché finalmente potrò uscire di casa e non solo per andare a fare la spesa, ma finalmente posso uscire veramente. E quindi oggi è un giorno speciale perché finalmente uscirò. Andrò a farmi un giro al centro commerciale, quello più grande di Milano, che hanno riaperto, dove ci sono tutti i negozi, quindi farò un po' di shopping perché c'è comunque come che si chiama? La voglia di spendere soldi e di acquistare. Visto che sì, ho fatto acquisti online, però non è che ho speso tanto durante questa quarantena. Ma soprattutto, finalmente posso rivedere i miei amici. Uno in particolare, che oggi finalmente rivedrò. Dopo non so quanti mesi sono che non vedo i miei amici e non esco di casa. Penso 3 o 4. Non mi ricordo neanche quando è iniziata la quarantena. Prese con le pulizie della gabbietta di Pepito. No, ma Guardalo questo è lì. incastrato, ma Pepito! Ciao Pepito! Ciao! Ciao Pepito! È cresciuto, guarda. Ciao, ciao, bello. Vabbè, ti lascio, tranquilla. Anzi, ti lascio del tutto. Ciao, amore, buon lavoro. Ovviamente si può iniziare a uscire, però comunque sempre con le giuste precauzioni. E io ovviamente mi sono preparato per questa seconda fase, perché ho fatto le mie mascherine. Quindi uscirò con questa. Una è questa, con scritto Pettacolo. E l'altra è questa, con il riccio, Pepito. Dove ho un cereale in mano. Ho scritto Petacolo. Quindi adesso vedrò con quale uscire delle due. Ne sono rimasti pochi pezzi perché li ho messi anche disponibili sul sito. Io vi lascio il link in descrizione e nel primo commento. Quindi affrettatevi, andate a acquistare se volete un pezzo di barbuto sempre piaciuto. Le trovate in bio. Ok, ho appena fatto un acquisto importantissimo che vi farò vedere a casa. È un acquisto davvero importante, un tablet. Da un po' che volevo acquistarmelo, oggi ho voluto togliermi lo sfizio. Bellissimo perché una certa il tizio in cassa mi fa tutto Petacolo. E io, ovvio, è mio. Che caldo! Allora, acquisto fatto, ora andiamo a casa, vi faccio vedere cosa ho preso. Non vedo l'ora di farvelo vedere. Dopodiché mi preparerò perché più tardi uscirò di casa, che è da un sacco di tempo che non uscivo di casa a parte per venire qua al supermercato barra centro commerciale. Incontreremo un mio amico che non vedo da tantissimo tempo, quindi sono stra emozionato. Eccolo, eccolo. Allora, sono appena rientrato a casa. Ho appena scoperto di aver ricevuto due pacchi. Uno è questo qua e uno è quello dietro di me che è gigantesco. Vediamo la mascherina. Ora apriamo questo pacco piccolino, quello grande. Non posso farvi vedere che cos'è perché è ciò che andrà lì in mezzo, di cui vi parlo da tanto tempo. Quindi sono super emozionato, ma non posso ancora farvi vedere che cos'è. E poi apriamo il tablet che ho appena acquistato. Mamma mia, raga, sono tornato a casa. Sto grondando, sembro un invertebrato. Mamma mia, fa caldissimo, fa caldissimo. Allora, apriamo questo primo pacco. Questo qua dovrebbe essere uno di Wish, che dovevano arrivarmi a giugno, ma mi stanno arrivando a spezzoni una settimana. Infatti, la settimana scorsa che ho fatto il video unboxing era arrivato il puff. Quindi apriamo. Sinceramente, ve lo dico proprio sincero, non so di che cosa si tratti perché ho ordinato tantissima roba, come avrete visto dal video dove prendevamo tutto quello che costava di meno. Non capisco se sono tanti pacchi o è semplicemente uno che poi va montato. Vediamo. Allora, apriamo questo. Ok. Shit, vediamo un po' che cos'è. Yo! Queste sono altre luci che avevo ordinato, oltre a quelle. Queste qua sono quelle che avevamo pagato pochissimo, tipo 2 euro, adesso non mi ricordo. Sì, mi sa che sono più pacchi. Poi apriamo questo qua. Poi, allora, qua abbiamo il secondo pacco. Oddio, come si apre questo? Oh, che fatica, ragazzi. Tra il caldo. Boom! Damn, bro! Sono arrivate le altre strisce LED, ne avevo ordinate due, una su Shein e una su Wish, è arrivata anche quella di Wish. Ottimo! Poi, quest'altra, vediamo che cos'è. Vabbè, la madonna, guarda, è arrivata tutta la roba di Wish che avevo ordinato. È arrivato anche il ring coso, adesso sì che sono un vero TikToker. Benissimo. Poi ce n'è un altro, credo, sì. Ultimo, ma non meno importante, non so se è importante o no, sembra piccolino. Non so cosa sia, sinceramente. Cos'era sta roba? Ah, ho capito che cos'è. Questa qua era quell'aggeggio che avevamo trovato a tipo 2-3 euro che si attaccava al letto per metterci dentro il telefono proprio di fianco al letto. Perfetto, adesso ho preso anche il tablet. Yo! Sì, è questo. Vedete, questo qua si attacca al letto e qua ci metti tutto, telefono, tablet, tutto. Ora è arrivato il momento di aprire il pacco più importante che è il tablet. Allora. Mamma mia, quanto è bello. Muniamoci di chiavi. Oddio, sto grondando.
Non voglio dirvi la marca perché comunque non voglio fare pubblicità così. L'unica cosa a cui facciamo pubblicità qua è Petacolo, il mio brand. Ok. Una marca buona, eh? L'ho pagato un pochino. Allora, così è davanti, ragazzi. L'ho preso così e non più largo perché è molto più comodo. È grande quanto la mia faccia e largo quanto la mia faccia. L'ho fatto per me, per barbuto. Copro dietro la marca. E così è dietro. Molto figo il design dietro. E questo è il mio nuovo tablet. Ovviamente poi ho comprato anche quello per sorreggerlo, che è qua. Ta-ta. Copro di nuovo la marca, scusate. Ok, mamma mia raga, questo unboxing è stato il delirio. Sono accaldatissimo, sto proprio grondando. Contenuti real sono questi qua. Bene, ora mangio, mi preparo e dopodiché uscirò finalmente di casa. Non per andare a fare la spesa, ma finalmente si va a fare un po' di compere. E cosa più importante, finalmente vedo il mio amico, che non lo vedo da tantissimo, sono super contento. Ci vediamo dopo. Che mecciata, guarda qua, eh? Allora, siamo arrivati qua al centro commerciale. Fa così strano venire al centro commerciale. Non so da quanti mesi neanche non ci venivo. È incredibile, sembra tipo l'apertura di un nuovo negozio. In realtà è perché non siamo usciti per un botto di tempo. Allora, siamo qua con la stessa mascherina, tra l'altro. La più bella mascherina che voi abbiate mai visto è la mia. E stiamo aspettando un amico. Stiamo aspettando un amico che non vedo da non so quanti mesi. Sarà emozionante. Sarà emozionante, sì. Non si può dire che... Eccolo. Eccolo. È lui o non è lui? Borroni! Borroni! Non ci posso credere, Borroni, è proprio lui! È lui! Ciao, Chi è? Aspetta, vai! Io, Borroni! Tutto bene? Minchia, frate, ma che c'è? Ma come sei cresciuto, zio? Ma sei diventato un omone! Sei diventato viola! Cazzo, io sono diventato basso. Quanto tempo, Con mesi. Incredibile, è tutto aperto e fa strano dirlo, fa strano dirlo. Raga, sto provando delle emozioni che non ho mai vissuto in vita mia. È così strano venire al centro commerciale, ragazzi. Poi la roba bella è che per parlare con la mascherina bisogna urlare, perché sennò non ci si sente, anche se siamo qua a 2 cm di distanza. Qua c'è la mia prossima macchina. Acquisti importanti quelli di Barbuto quest'oggi, incredibile, proprio lui. Perché come dicevano gli antichi egizi, gli acquisti di Barbuto è sempre piaciuto. Acquisti fatti e via. La foga post quarantena di fare acquisti si è manifestata presto nel mio caso. E il trio è qua, 1, 2, 3. Ragazzi, ci hanno appena dato dei guanti pressoché discutibili. Sembrano le chele di un granchio, vedete? Allora, voglio raccontarvi totalmente la mia esperienza di oggi, visto che è la prima volta che esco dopo non so quanti mesi. In ogni negozio qua ti danno dei guanti diversi. Adesso ci hanno dato questi, tipo da dottore, no? Andiamo a fare qualche operazione. Comunque oggi sono venuto a fare un po' di shopping, ma niente abbigliamento ovviamente. Non acquisterò nessun capo d'abbigliamento, perché l'unico abbigliamento che uso io è questo, spettacolo. Gunshit, proprio lui, spettacolo. Allora, siamo al bar, io mi sto prendendo il solito caffè americano. Ho la situazione dove ci sono le se non ci si può sedere per mantenere la distanza, quindi questo è un po', grazie mille, questa è un po' la situazione in giro. Gente ce n'è, ma non troppo, o no? Sto sorridendo sulla mascherina. E eccolo che arriva, bro. Questo caffè americano non mi sembra tanto americano, tu che dici? No, per niente. Tu che dici? Sembra più francese. Siamo in Italia, zio. Caffè francese. Com'è il caffè francese? Illustraci, Matteo Borroni. Occhio a non far È cadere tutto. così, È è così. così, è così. È così, lo vedete? Questo è un caffè francese. Come ci illustrano Ci sto manca la Borroni. baguette di fianco e Borroni, la vuoi una spuntatina ai capelli? Sono diventato un Sì, guarda, parrucchiere volentieri. mostruoso, eh? Comunque Ma va che bravo. questo è il nostro caffè francese. Il rientro a casa è stato tortuoso perché siamo arrivati e abbiamo parcheggiato. Non c'era parcheggio sotto casa, quindi ho dovuto parcheggiare un pochino, diciamo, lontano. Ed è iniziato il diluvio universale appena siamo scesi dalla macchina. Sono tutto fradicio. Non so se si nota. Sono fradicio. E nulla, sarebbe stata una bellissima ripresa. Però non potevo perché diluviava. Sarebbe stato bellissimo riprendere noi, correre sotto la pioggia. Io con la tuta, avevo la roba in tasca e quindi correvo tipo così. Allora, ragazzi, ero così. La roba in tasca, quindi non potevo correre normale perché sennò mi cadeva e quindi correvo così. Il passo felpato del barbuto. Mi sistemo un attimino e poi vi faccio vedere quello che ho acquistato e chiacchieriamo un po', va bene? Ci facciamo due chiacchiere, io e te, capito? Dobbiamo parlare. E eccolo. E eccolo.
Coglione, ok, mi sono sistemato un po' più o meno. Aspetta che accendo anche questa luce. Non va la luce. Allora, la vita sembra che ce l'abbia con me, visto che sono entrato a casa da 10 minuti e ha smesso di piovere. Quindi ha diluviato solo il momento in cui dovevo andare dalla macchina a casa mia. Qui vi faccio vedere un po' quello che ho preso. Il sacchetto, come vedete, si è ridotto malissimo con la pioggia, è fradicio. Ho comprato proprio delle cosine, tipo questa, ok, che è tipo una borraccia termica. Così io, dato che sapete che sono praticamente un drogato di caffè, mi farò il mio caffè freddo, gelato, ghiacciato con quest'estate calda, bollente. Metterò qua e rimarrà fredda. Poi, super tazzona, così faccio una colazione gigantesca. Questa tazza è grande quanto la mia faccia. Niente abbigliamento, come vi ho detto prima, perché l'abbigliamento che indosso è solo quello pettacolo. E poi delle salviette. So, queste sono le classiche cose che mettono in cassa e vedi che costano poco, allora cosa fai? Le compri. Pacco da due di salviette. Perché dovete sapere che io soffro tantissimo il caldo, raga. Poi con questa situazione che bisogna mettere le mascherine, che non mi dispiace perché ho le mie mascherine, però devo mettere le mascherine, io, raga, soffro tantissimo il caldo. Con la mascherina non il doppio, non il triplo, il quadruplo almeno. Adesso sono salviette rinfrescanti, mi rinfresco il viso. Avete capito? Stavo cercando di giustificare un mio acquisto inutile che ho fatto in cassa e mi sono fatto fare questo trabocchino solito. Pom! Poi qua c'è proprio lei che sta già cucinando perché mangiamo presto. Cos'è che ci cucina stasera? La pasta con i funghi. La pasta con... Wow, sì. Wow, incredibile, guardala. Guarda. Ma lì sono da buttare. Guarda. Sono quelli buoni. Guardala come cucina. Che cuoca. Sì, comunque noi mangiamo presto perché io tutte le sere alle 21 sono in diretta su Twitch, quindi per evitare di mangiare ogni volta in diretta e concentrarmi sulla diretta e ovviamente fare una cena normale, mangiamo prima, in modo tale che poi alle 21 io faccio le mie dirette su Twitch tutti i giorni. Mi raccomando, andate a seguirmi, che ogni sera ci facciamo compagnia. E quindi niente, per questo mangio presto. Quindi ora vado a cenare, poi ci sarà la diretta, quindi anche oggi ci sarà la diretta, quindi ci vediamo tra poco, tra qualche ora, alle 21, ci vediamo lì. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, ma sono sicuro di sì perché il video di Barbuto è sempre piaciuto. E niente, noi ci vediamo venerdì, perché ogni venerdì e ogni domenica alle ore 18 c'è un video qua su YouTube. Ciao belli.